c'è un clima. Allora, questo era l'ex grillino palermitano. Ma noi siamo a quanto... sotto assedio. Qui, no, non c'è nessun assedio. Sì, non c'è nessun assedio. C'è un personaggio straordinario che ti voglio presentare. Che ti voglio presentare. Che viene da Napoli. Sì. Si chiama Stratega Official. Stratega? Stratega Official, ovviamente il suo nickname, poi ci dirà come si chiama. Stratega. Poco più di 40 anni. Sostiene di essere uno dei più grandi tipster italiani. Tipster significa sostanzialmente scommettitori o gente che spinge le persone a scommettere, raccoglitori di scommesse. Come ti devo definire, Stratega Official? Giuseppe, partiamo male perché sostiene di essere sono il numero uno dei tipster in Italia. Ma che vuol dire? Che vuol dire il numero uno? Come fai? Che ti autoproclami il re dei tipster? Ma perché se il resto sono le palle dello stratega, vuol dire che sono il numero uno e non ho rivali. Ma che vuol dire non hai rivali? Sono rispetto i a quali parametri? Parlano. I perché numeri, quanto guadagni Italia... al mese? Al mese quanto non guadagni? Te lo posso dire perché sennò Parenzo poi no, dimmelo, guarda, Parenzo non hai idea di chi lei sia. Cioè devi scusami, però operazione di trasparenza. Quanto hai addosso, per esempio, il tuo outfit di oggi? Il mio outfit è... vai sui 28-30. 28-30 mila euro. Per esempio? Come andiamo? 20k d'orologio. 20k, qui abbiamo un orologio. Qui abbiamo un esperto di orologio. Voglio vedere se è 20k qua. Vai. Comunque. A pare, poi le mie scarpe, tu ti fai un mese a Ostia Lido con le scarpe che tengo, con l'orologio. Ma è anche la cafonaggine, però. Che... perché lei ha un livello di cafonaggine. Ah, sembri Pierino, Alvaro Vitale, sto maglioncino Bordeaux. Lei ha un livello di cafonaggine rara. Ma tu sembri Alvaro Vitale, non puoi parlare. È una persona totalmente inelegante. Ma tu sei il classico teorico che non capisce un cazzo. Però scusami, tipster, come si chiama lei di nome? Giuseppe Ciaramella. Giuseppe Ciaramella. Detto l'idiota. Anni l'idiota anche. Anni 42. Sembra che ne abbia 70. No, ma a parte questo, chiudi la porta. Allora, scusa, perché parla Parenzo, come ti devo chiamare? Giuseppe. Allora, Giuseppe, come ti devo chiamare? Stratega o Giuseppe? Stratega, facciamo Stratega. A me mia mamma mi chiama Stratega. Cioè, tu, anche tua madre ti chiama Stratega. Perciò che io 4 anni fa vivevo in un'azienda, facevo lo straordinario. Adesso faccio una vita straordinaria grazie alla mia. E lo psichiatra profezia. Come la chiama? Lo psichiatra, come la chiama? Come la chiama lo psichiatra? Ci vai tu. Uno che si autodefinisce lo stratega è soltanto un cretino. Ma non mi perché uno che viene qua e dice io ma sono dire sabato stratega, quanto ho vinto e fatto vincere ma mese vinto quasi. Come vanno a lavorare ma non lo dico si trovi un lavoro qua. Normale io lavoravo 1500 al mese adesso 1500 al giorno 12 no. ore 1500 in 12 ore 10 cioè 3000 al giorno siamo sui 3000 al giorno ma questo no, è uno più. Che sponsorizza di champagne cioè tu arrivi social, a fare anche 100k al giorno? Al giorno no, al mese sì. Sì, esco al giorno, 100k però al mese. Però voglio parlare di cifre, non voglio parlare di cifre. Se non parliamo di cifre, che dire parliamo? Però... le scarpe quanto valgono? Quelle che ha addosso? Queste con 1000 euro hai 10 euro di resto. 990. 990. I pantaloni? 600. 600 euro di pantaloni, che marca sono? Devo fare... di Square. Pantaloni di Square, 900. Scarpe? Scarpe Yves Saint Laurent 1000 euro. Sì, ma sempre Wilton. Sì, ma Wilton. È ridicolo. Felpa 700. Ma tu con questo maglioncino Bordeaux? Ma è ridicolo. Per cortesia. Sembri Pierino. Ma uno non si può comprare una felpa a 700 euro. Scusa, perché non puoi? 700 no, euro. Ma io la desideravo prima, non potevo permettere, ma adesso perché non posso? Cioè, tu desideravi una felpa da 700 euro? Ma è il classico cafonazzo. Ma non è cafonazzo. Perché cafonazzo? Orologio tutto un che lui ha detto 16.000, giusto? 16 alla fine. A listino sì, però lo sai che da secondo polso costa di più. Se non è che dico. Bagianate. Comunque 20.000, un 20k un diciamo. 20k però un questo 20. Qua è quello lì diciamo nel quotidiano per andare a fare spesa poi quando cose importanti un'altra cosa si parla caffone, da 100k in su da 100k in su però adesso allora come hai fatto i soldi fondamentalmente cioè come sei riuscito a sfondare in questo campo con l'intuito io ho fatto del mio vizio con gli algoritmi il mio vizio è la mia virtù io do pronostici sportivi sono sempre stato tipster perché mi seguiva il mondo pur non avendo i social poi ho inserito tutto sui social sono stato bravo a fare tutto ciò che si doveva fare adesso mi trovo quindi lei si sveglia la mattina a che ora ad esempio? Io accompagno le mie grandissime belle paragole a scuola sono papà di due gemelle sì sette e mezza quindi mi sveglio poi vai in ufficio no, no. Poi devo ma vedere quello che devo fare faccio un po' di studi ma che deve vado fare? A fare che padre. Studi deve fare? Vado a fare e viaggio viaggia lei viaggia tanto però scusa un e dove viaggia? Dove vai? Il 25 io faccio 15-18 viaggi all'anno dal, dovresti, da giugno a settembre ma tu dovresti essere davanti a un computer dove cazzo fai? Ma io posso lavorare anche nel mio cellulare ma scusami in vacanza attimo, scusami un attimo tu che cosa fai per guadagnare non è che vinci anzi la io do i miei pronostici gratuiti sui miei social d'accordo però e dopo... poi ho affiliazioni con tutti i brand di scommesse cosa legali, solo legali io ho una società
sì. Una SRL dove pago, grazie a quello che dice Parenzo, perché lui sostiene che giustamente non devono, non si devono evadere le tasse, però non sostiene, lui fa disinformazioni, non dice che io pago il 56% di tasse. Certo, guadagna, chissà quanto guadagna, paghi quello che deve pagare, fa un cazzo 56% tutto il giorno, sta lì vestito con quelle catene al collo, una catena di primo livello. Quanto costa quella catena? 900, vabbè, roba normale. Roba di cattivo gusto, però. No, scusami un attimo, cattivo la cosa fondamentale, tu non guadagni solamente sulle tue... lezioni di buon gusto, la cosa divertente che ti farà con tutti i soldi che ha, perché non si ingentilisce un po', non dimagrisce, non si cambia la natura, non impara a stare in società, non a parlare, lei è semplicemente un cafonazzo arricchito, lei è un povero cafonazzo arricchito, teorica che praticamente non capisce un cazzo, tu non sai quanta beneficenza faccio, col Borsellino in San Laurent, cafonazzo arricchito, è Wilton, è ridicolo, è Wilton, ma si può vedere il maglione di Parenzo, oggettivamente il maglione di Parenzo, il maglione di Parenzo sembra Pierino, Alvaro Vitali del terzo millennio. Posso dire oggettivamente inguardabile. Guarda che marca è. Guarda, sì, ma non mi interessa la marca. Non facciamo interessa. Come il cafonazzo. Facciamo che come, marca è? Facciamo marca come, è? Come una roba inglese, ragazzi. Ma chi se ne ma sembri Pierino. Tra la sua felpa con lo squalo. Sì, assolutamente. Il mio maglione inglese. E il tuo maglione. Ma lo capisco, perché siete due cafonazzi. Mi piace il trash, mi piace mettere le mani nella merda. E la portata in studio. A te piace la banale del water. E infatti guarda che cosa ci hai trovato, un cafonazzo che è arrivato addirittura da Napoli, che ci dice bravo, che lui infatti, sta sempre in vacanza, senti ste guadagna cazzo 100k al mese vantandosi, dice che va e va in giro con un Rolex gigante che neanche... Ma che gigante? Lei che è gigante? Una persona ridicola, patetica, si prenda una persona che le può dare un consiglio su come si vive. Ma tu puoi dare un consiglio a me? No! Dai, scusi, lei era ludopatico? Io... Quasi. Quasi. Lei sull'orlo. È psicopatico? Sull'orlo. Questa è la domanda. Sì. Sull'orlo. Perché uno che si fa chiamare lo stratega è uno psicopatico. Ma a casa mia. Quello è un nickname. È quello è un nickname. Ma però scusi, lei non guadagna. Vai su dal direttore Tamburini. Dì, guarda, ti voglio presentare un... Ah, come si chiama questo? Francesco che è uno che paga il 50% di tasse lo stratega. Dove si tu? Chiama lo stratega. Il problema di Parenzo, sai qual è? Che lui giudica dall'apparenza, mentre quelli che rovinano sto paese di merda hanno giacca, cravatta e sidono un porcile chiamato Parlamento. Vabbè, adesso non mentre adesso. Lui idolatra questi politici che dicono di cambiare la tassazione da 30 anni, è sempre la stessa. Quello un bucio del culo così mi fanno. Questo pure è vero. Allora, il signor stratega ha una particolarità, però, sì. Perché tutti quanti possono pensare che lui non guadagni, prende le pillole. Aspetta, che lui guadagni sulle vittorie. No. Effettivamente guadagna anche su quello che vince, immagino, no? Però la cosa fondamentale che ti farà impazzire è che lui guadagna sulla sconfitta delle persone. Assolutamente, cioè, non no, è così. Ma è così, sei me l'hai spiegato. Sei ecco. Mal informato. Sei no, mal informato. No, tu porti la gente a iscriversi ai siti, giusto? L'iscrizione, sì. L'iscrizione. Dopodiché, io faccio poi... sponsor a tutti i brand italiani. Però tu guadagni sui margini di questi brand. Guadagno sull'iscrizione anche. E cos'è sull'iscrizione? Sulla registrazione. D'accordo, ma sulla anche, registrazione. Ma anche sul fatto che questi brand guadagnano sugli utili rispetto ai singoli iscritti. O di una percentuale minima sull'utile. Più perdono ma le persone. Non è più perde una cazzata che no, si dice in giro. È una grandissima minchiata. No, più ma dillo, ma non c'è niente di male. Io non istigo alle persone a giocare, però naturalmente chi gioca naturalmente perdere. Sulla sconfitta il book guadagna e conseguenzialmente e allora, c'è una piccola stratega, percentuale che eroga lo stratega della sì. Minchia, che cazzo di stratega è se alla fine la maggior parte ma alla fine no perdono. Perché io sabato ho fatto vincere 4.000 euro lei a tutti i miei seguaci, lei si chiama semplicemente bandito. Ma a casa tu a casa mia Gringos, puoi solo raccogliere i fiori nel Gringos, mio giardino a casa Gringos, mia puoi raccogliere chiama. I fiori no, nel mio giardino però... e ti pago il doppio di quanto guadagni, povero cazzo, come direbbe Nevio. Allora però posso dire pure di Nevio, io ho fatto un giorno con Neve e Filippo, ma perché volevo vedere la loro vita realmente e veramente sono reali e allora, li saluto. Però c'è un intuito oppure c'è un c'è coso? Dai, la solo. Differenza la fa l'intuito, perché poi se tu ti basi sugli studi tutti i tips gli farebbero le stesse algoritmi, però è l'intuito che fa la differenza. Comunque la cosa incredibile è che lui ha dei gruppi privati dove invoglia la gente a scommettere. Tu sei una persona che non dire cazzate, tu spingi la gente a scommettere. No, allora alla fine sì o no? Assolutamente no. Lei dovrebbe spingere la gente a leggere, non a scommettere. E tu leggendo, guarda che brutta fine che hai fatto leggendo, che capisci un cazzo. Lei dovrebbe spingere. Sei il teorico che praticamente non capisce un cazzo perché hai letto troppo. La sua assurda popolarità sui social. Popolarità. Per spingere le persone a leggere dei ma faranno anche quelli i miei seguaci. Sicuramente, però io vengo seguito perché sono un vincente,
non perché come te che sei. Però guadagni anche sulla sconfitta delle persone. Anche, ho detto, anche sulla sconfitta delle persone, diciamolo. È l'utile, fa parte anche della sconfitta. Lei è l'utile, ma è un pacchetto totale. Lei è l'utile idiota. Lei è l'inutile idiota. Lei è l'utile idiota. Ma tu perché? Tu parli pur non capendo di betting. Allora, io non ho mai giocato. Quindi che cazzo fa? Limitati ad ascoltare. Io al massimo ho fatto un gratta. Quando parla lo stratega, aguzza le orecchie che impara. Lo stratega. Chi è lo stratega? Quello che mo tu seguirai, sarai un mo fan da oggi. Grazie stratega, un abbraccio, a presto. Grazie a tutti quanti voi, a basso Parenzo. Arrivederci. Ma va a cagare, vai. Sei simpaticissimo, dai.